Signore, tuo è il giorno, tua è anche la notte. Niente, assolutamente niente, è all'infuori della sua signoria. Niente, non c'è niente all'infuori della sua signoria che possa essere fuori della portata della sua signoria. Bene, stamattina rifletteremo, come sapete, su un brano, no? Che è quello di Atti 9, che parla della conversione di Saulo da Tarso. Ebbene, proprio riferendoci a quello che diceva Tonino pochi minuti fa, ecco, tuo è il giorno, tuo è la notte. Effettivamente non c'è niente che possa sfuggire alla signoria del Signore. Proprio in un momento, forse uno dei momenti più cruciali della vita della Chiesa, accade qualcosa di straordinario. Allora leggiamo insieme questi pochi versi e chiederemo al Signore di favorire la meditazione. E la parola di Dio dice così, dice: Or Saulo, tuttora spirante minaccia e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, ecco li potesse menare legati a Gerusalemme. Ma mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Vogliamo chinare un attimo il capo e pregare. Signore, noi non eravamo, né siamo e né saremo migliori degli altri. Siamo semplicemente stati oggetto della tua attenzione e della tua grazia. Eccola, questa grazia. Noi abbiamo la consapevolezza piena che questa grazia ci ha potentemente trasformati. Non eravamo, Signore, diversi, non siamo e ne saremo diversi dagli altri, ma siamo potentemente stati trasformati dalla tua grazia. Signore, quindi grazie a te, nel nome di Gesù. Amen. Ecco, quello che racconta Luca in questo brano ci dice che Saulo non era ancora soddisfatto di avere già sufficientemente tormentato i cristiani di Gerusalemme. Saulo intende continuare la sua opera di persecuzione anche in altre città ed eccolo allora in cammino verso questa città di Damasco. E pensate, ha nelle mani un'autorizzazione persino ricevuta dal sommo sacerdote, quindi ha pieni poteri e nelle mani ha questa autorizzazione, nel cuore ha una furia implacabile contro i discepoli del Signore. Ma Luca a un certo punto ci invita ad assistere a qualcosa di veramente straordinario, tipo qualcosa di veramente inverosimile. Che cosa succede? Che succede che la vita, le convinzioni e i progetti di quest'uomo vengono completamente ribaltati da un momento all'altro, dalla grazia di Dio, dalla grazia del Signore Gesù Cristo, e non più. Saulo non vivrà più per la sua propria gloria, vivrà per la sola gloria di Dio. Quindi un cambiamento completamente
straordinario, ribaltato, radicale. E quindi che cosa accade? Luca ci racconta che per la strada, in pieno giorno, Saulo viene improvvisamente investito da una luce. Cade per terra e sente chiaramente una voce che in mezzo a questa luce lo chiama per nome. Allora, questi due elementi sui quali vogliamo, diciamo così, meditare stamattina, questa luce. E questa voce. Questa luce, come ci racconta Luca, arriva senza alcun preavviso. È una luce che proviene dall'alto, dal cielo, proviene da colui che è luce. E questo rimanda in qualche modo, rimanda alla stessa testimonianza di Saulo davanti al re Agrippa, che è riportata sempre nel libro degli Atti, al capitolo 26, al verso 13, dove Saulo, o Paolo, come volete, dice queste parole: io vidi o re, Atti 26, verso 13, io vidi o re per cammino a mezzogiorno una luce più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quindi intorno a Saulo risplende una luce straordinariamente visibile anche in pieno giorno, così abbagliante, come dice lui, da superare persino il chiarore stesso del sole. È una luce straordinaria. È una luce che brillava tutto intorno a lui, non solo sul suo volto, ma prendeva Saulo da ogni lato. In qualsiasi direzione Saulo si girasse, si trovava circondato da questa luce accecante. Ed è, immagino, una situazione che troverebbe chiunque impreparati. Una situazione, no, di completo stupore, meraviglia, ma anche una situazione in cui ci si sente completamente disarmati, con le mani legate. Che cosa si può fare in una situazione del genere? E ancora di più se poi in mezzo a questa luce senti, no, questa voce che chiama il tuo nome, che dice il tuo nome: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Certamente la luce con la quale il Signore si rivela a Saulo è la luce della sua gloria ed è una luce alla quale nessun occhio umano è abituato ed è prova inequivocabile della sua presenza divina. E questo, e solo questo, permetterà a Saulo di iniziare a realizzare che sta succedendo qualcosa di straordinario. Forse per la prima volta nella sua vita, ma sta accadendo proprio a lui e non a un altro. A maggior ragione, la voce infatti si rivolge a lui personalmente, chiamandolo per nome. Come reagirei? Mi sono chiesto di fronte, se mi trovassi in una situazione del genere, come reagirei? Bene, questa luce non ha solo un effetto coreografico, come vediamo, ma questa luce sortisce altri effetti nella persona di Paolo. Questa luce è soprattutto testimonianza che quel Nazareno che è stato crocifisso quasi un anno prima, bene, quel Nazareno è ancora vivente. E non solo è ancora vivente, ma è nel pieno totale esercizio della sua signoria. In quel momento è lui il solo ad avere pieno controllo di quella situazione. Paolo, Saulo e i suoi compagni di viaggio sono completamente smarriti, confusi. Solo Gesù ha il pieno controllo di quella situazione.
In Giovanni 12, 46, Gesù un giorno disse: io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Ecco, allora questa luce non ha solo un effetto scenico o coreografico, questa luce ci rimanda al contenuto del Salmo 36, Salmo 36 verso 9, dove il salmista scrive queste testuali parole: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Saulo, da questa luce, come possiamo vedere, resta sicuramente sopraffatto, stravolto, però da quella luce Saulo sarà anche rigenerato. Saulo sperimenterà sulla propria persona che quella luce, nonostante il suo particolare splendore, è la sola luce che non acceca, ma che ridona nuova vista. E è interessante leggere un commento di Matthew Henry che dice che proprio questa luce qui, ecco, è interessante. E questa luce qui interviene come testimonianza della nuova creazione in atto. Matthew Henry dice: come accadde all'inizio della nascita del mondo, anche nella vita di Saulo. Ecco, la luce è il primo elemento ad intervenire nella sua rinascita, da Saulo a colui che un giorno sarà riconosciuto come Paolo, l'apostolo delle genti. Coloro che sono destinati, aggiunge Matthew Henry, coloro che sono destinati alla conoscenza della gloria di Dio, in un modo o in un altro verranno sempre, in un modo o in un altro, irradiati da questa luce, perché è la luce stessa che proviene dalla parola di Dio. La sola luce che ha la facoltà di far nascere di nuovo, di ricreare. Nel mondo c'è un indispensabile bisogno di questa luce, e non per rimanere semplicemente folgorati, ma per essere potentemente trasformati. Come Saulo da Tarso, trasformato da Saulo a Paolo, da persecutore a servitore di Cristo. E in lui la grazia di Dio, come abbiamo potuto vedere, ha veramente operato un potente cambiamento. Iniziato, pensate, proprio qui, su questa strada di Damasco, circa un anno dopo l'ascensione del Signore, è registrato qui per sempre, per rimanere qui nel libro degli Atti degli Apostoli. Questo quando? Quando la Chiesa attraversava uno dei suoi momenti più cruciali, quando Saulo da Tarso sembrava aver raggiunto l'apice del proprio potere per essere una grave minaccia contro la Chiesa di Cristo, contro i suoi discepoli, i suoi seguaci, essere una seria minaccia all'avanzamento, no, del regno di Dio. La Bibbia dice che noi tutti eravamo come Saulo, perduti nelle tenebre, dove Cristo ci è venuto a cercare per chiamarci dalle tenebre, come dice Pietro, alla sua meravigliosa luce, per portare la nostra anima ai piedi della croce, dove la vera luce risplende in tutta la sua grazia, dove è ancora possibile sperimentare che egli è veramente, che Cristo è veramente la sola luce del mondo, la sola vera luce che illumina ogni uomo, come scriveva Giovanni. Ma come racconta Luca in questo brano, Saulo non vede solo una luce, sente anche una voce. Una voce che lo chiama per nome, che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo a queste parole rimane completamente spiazzato. Di chi è quella voce che
pronuncia il suo nome due volte. Di chi è quella voce che conosce così a fondo le sue intenzioni, che mette completamente allo scoperto il motivo per cui egli si trova lì, su quella strada? Molti erano a conoscenza dei progetti di Saulo, ma Saulo non avrebbe mai pensato di poterlo udire dal cielo, in mezzo a tanta gloria come quella che gli risplendeva tutta intorno. Infatti Saulo non chiede semplicemente chi sei, come rivolgendosi a un suo simile, ma dice queste testuali parole. Dice: chi sei, Signore? E quella voce gli risponde dicendo: io sono Gesù che tu perseguiti. La voce che sentiva non era la voce di un uomo né la voce di un angelo, era proprio la voce del Cristo risorto e asceso al cielo. Io sono Gesù, Gesù di Nazaret, colui che tu perseguiti. Io sono quello stesso Gesù che tu chiamavi con disprezzo il Nazareno e che ora si mostrava nella sua gloria, senza alcun pudore o timore di portare ancora quel nome. Io sono Gesù che tu perseguiti. Saulo a questo punto doveva rivedere tutti i suoi pensieri riguardo alla persona di questo Gesù di Nazaret, riguardo a questo Nazareno. Il racconto di Luca ci dice chiaramente che Saulo odiava a morte la Chiesa e metteva tutto il suo zelo per poterla distruggere. Ma chi era questo Gesù di Nazaret, questo Nazareno nella mente di Saulo? Probabilmente era un losco figuro, un impostore, che era riuscito a plagiare la mente di molti con le sue nuove dottrine riguardo al culto di Dio e alla legge, e aveva plagiato anche il cuore di Stefano, suo compagno di studi di Saulo presso Gamaliele. E Saulo non poteva credere alle sue orecchie quando Stefano, nella sua esposizione davanti al Sinedrio, aveva avuto tutto il coraggio di affermare che le sacre scritture, tutte le sacre scritture, conducevano proprio a lui, a questo Gesù di Nazaret, mettendo in discussione tutte le convenzioni e le convinzioni riguardo alla legge e mettendo seriamente in crisi la loro stessa identità di giudei in quanto popolo di Dio. E allora che cosa bisognava fare? Bisognava disconoscerlo, questo Gesù di Nazaret. Bisognava rinnegarlo dicendo: ma che cosa può venire di buono da Nazaret, dalla Galilea dei Gentili? Che cosa può venire di buono? Meglio liberarsene di lui e dei suoi stupidi seguaci. Invece Saulo udrà la voce della sua bocca, come confermerà la sua testimonianza riguardo ad Anania davanti al re Agrippa. Nel capitolo 22 al verso 14 Saulo dà questa testimonianza, che Anania gli dirà proprio queste parole: l'Iddio dei nostri padri, Saulo, ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire la voce della sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite, così come lo era stato il suo amico Stefano fino al momento del suo martirio, che egli aveva anche favorito. Il libro degli Atti che aveva anche consentito. Il libro degli Atti raccoglie un numero impressionante, no? Come sappiamo, come sapete, un numero impressionante di conversioni. Quella di Saulo da Tarso non è la sola conversione riportata nel libro, in questo libro, in questa testimonianza di Luca. E raccoglie un numero impressionante di conversioni dove è coinvolta in modo particolare la persona, come sapete, la persona dello Spirito Santo. Ma in questo caso particolare, il Signore Gesù ha scelto personalmente di evangelizzare Saulo
da Tarso e ha scelto di farlo proprio di persona. E voi direte, ma mica è la prima volta che il Signore Gesù interviene di persona. Penso che a parte le rivelazioni riguardo alle ultime cose che Giovanni riceve sull'isola di Patmo, penso che questo intervento di Gesù in prima persona, ecco, dopo l'ascensione al Padre, sia solo visibile in questa occasione, in questo caso, nel caso di Saulo, nella conversione di Saulo da Tarso. Il Signore Gesù vuol dire che il Signore Gesù prende personalmente a cuore questo caso. E non a caso, scusate il gioco di parole, non a caso Paolo, come in quanto Paolo, in ogni occasione impugnerà proprio questa testimonianza per affermare la sua identità di apostolo di Cristo, cioè testimone oculare del Cristo risorto e anche asceso al cielo. Il testo ci dice che quella voce chiama Saulo due volte. Saulo, Saulo. Quando Gesù chiama due volte lo fa per un solenne avvertimento, come nel caso anche di Simone, Simone, o Gerusalemme, Gerusalemme. E qui Saulo viene chiamato anche qui, Saulo, due volte, Saulo, Saulo. Il Signore in quel momento stava facendo a Saulo una solenne riprensione, un solenne avvertimento. Io sono quel Gesù che tu perseguiti, quindi perciò sarà tuo rischio e pericolo se persisterai in questa condotta malvagia. E penso personalmente che non c'è niente di più efficace a volte per l'anima, ecco, per risvegliare l'anima, farle notare che il peccato e la ribellione sono prima di tutto un affronto a Dio, a Cristo, oltre che ad essere allo stesso tempo un inutile tentativo di opporsi ai suoi disegni divini. Saulo dunque riceve un solenne avvertimento. Il primo è questo, ma è un avvertimento anche duplice, perché dietro questo avvertimento c'è anche quest'altro motivo. Saulo, attenzione, tu non solo stai entrando su un terreno pericoloso per te, perché ti stai mettendo contro Dio, ma stai infierendo contro la pupilla stessa del mio occhio. Qui Gesù si identifica palesemente con i suoi riscattati e questo rimanda proprio a Matteo 25:40, dove Gesù dice: in verità io vi dico che quando avete fatto qualcosa a uno di questi miei minimi fratelli, voi l'avete fatto a me. Perché il Signore sente in maniera molto profonda, molto forte, questo legame e questo senso di appartenenza ai suoi. E pensate, egli è così vicino ai suoi in un momento in cui essi neanche immaginavano. Infatti essi non immaginavano minimamente che Saulo da Tarso stava per scatenare contro di loro tutto il suo odio personale, per condurli in catene da Damasco a Gerusalemme. Queste erano le intenzioni di Saulo. Ma Cristo interviene e interviene personalmente, anche a insaputa di coloro che sono suoi. Grazie a Dio, e mi avvio alla conclusione, grazie a Dio vedere e sentire sono due porte attraverso le quali Cristo è entrato nel cuore di Saulo. Un cuore ostinato, indurito dall'orgoglio e dalla religione, dalla presunzione di essere superiore o migliore degli altri. Un cuore corrotto dalla brama di successo, di celebrità, di potere. Saulo di certo non aveva il senso delle cose di Dio. Gesù conosceva sicuramente il suo cuore, ma qualcosa gli impediva di trovare quel senso, come anche Pietro in fondo
non aveva il senso delle cose di Dio quando si oppose, si rifiutò di riconoscere che Gesù si sarebbe dovuto sacrificare. In fondo questo senso delle cose di Dio è un senso che solo Dio, solo Cristo può risvegliare nelle persone. E Paolo lo testimonierà davanti, proprio davanti al re Agrippa, nel capitolo 26. Anche a noi un giorno il Signore ci è venuti a cercare, a risvegliare in noi il senso delle cose di Dio, donandoci la sua luce, chiamandoci per nome, perché noi proclamassimo le virtù di colui che dalle tenebre ci ha portati nella sua meravigliosa luce. E se non lo avesse fatto, noi saremmo ancora dei poveri sordi, dei miserabili ciechi, ancora prigionieri delle tenebre, del nostro peccato. Ecco, in questo brano penso sia evidente, e risalti molto, soprattutto questo, che il Signore è il solo che possa ribaltare completamente il corso, la direzione e il senso della vita delle persone, di chiunque è eletto, di chiunque è stato eletto dalla sua infinita grazia. Il Signore è il solo che può ribaltare completamente il corso, la direzione e il senso della nostra vita. E allora preghiamo che il Signore ravvivi in noi anche il senso della sua chiamata. A lui solo sia la gloria. Amen. Amen. Amen.